Allora, la cosa certa è che per tutto l'inverno guiderò il 250 a due tempi. Non so dire fino che data, non so dire fino che periodo, però mi sono comunque deciso ad affrontare tutto l'inverno con 250 a due tempi. La moto mi piace, come ho già detto anche in precedenza, ci sono stati qualche piccolo problemino, ma l'abbiamo risolto, quindi non mi dà troppe noie. E mi diverte la guida, questa è la cosa più importante, quindi non ho fretta, non ho urgenza di cambiarla. Diciamo che ogni tanto salgo su qualche altra moto e quindi mi viene qualche gola di fare anche qualche cambiamento, però non lo vedo un cambiamento troppo vicino. Innanzitutto passerò l'inverno e mi divertirò sempre con il due tempi. E in seguito poi vedremo, magari a primavera o inizio estate, vedremo se ci sarà qualche possibilità di cambiamento. Nel caso credo che passerò al 4,5 perché è la cilindrata che più conosco negli anni. Ho guidato per molto tempo il 450 e è la cilindrata con il quale riesco a esprimere al meglio la mia guida. Non ho come obiettivo far le gare. Quindi diciamo che sarebbe anche ininfluente la cilindrata o comunque la miglior prestazione, però comunque mi piace guidare bene, mi piace divertirmi anche facendo qualche giro fatto come si deve e il 4,5 so che me lo garantisce al 100%. Quindi ecco, vedremo, adesso non ho questa priorità di cambiare moto all'indomani. Nel caso devo dirti anche la marca. Allora, io credo che è già qualche anno che corro con Husqvarna, mi sono sempre trovato bene, mi piace come estetica, mi piace come tutto, come pacchetto, diciamo, anche a livello di assistenza. Quindi mi trovo bene, credo che resterò sull'Husqvarna. Al limite, ecco, tenetevi, se siete curiosi di quello che farò in futuro, tenetevi sempre aggiornati con il mio profilo Instagram che vi darò qualche aggiornamento. Anzi, vi posso già dire che dopo le feste avrò una moto da provare. Non vi dico assolutamente adesso di cosa si tratta, ma appunto seguitemi su Instagram perché vi darò qualche spoiler. E niente, dai, ti ho risposto. Per ora resto sul due tempi e in futuro vedremo, magari passerò al 4,5.